Per la città di Nova Milanese il premio Bugatti Segantini ha il significato di arte che si mette a disposizione della collettività. Da 61 anni ormai, grazie a questa edizione, il patrimonio pubblico, civico della comunità di Nova, legata all'arte, al bello, alle professionalità in campo artistico, si arricchisce donandosi alla cittadinanza. E questa è una peculiarità specifica del nostro premio, che anche per questo motivo è così fortemente sentito dalla cittadinanza, come dimostra anche la presenza straordinaria che abbiamo avuto oggi in occasione dell'inaugurazione, presenza che ha anche significato il ritorno dopo il periodo delle emergenza del coronavirus alla prima iniziativa civica e pubblica, ed è bello pensare che sia proprio legato a questo appuntamento. Il periodo Covid e in generale la pandemia, i mesi difficili che abbiamo subito, hanno causato un profondo sconvolgimento all'interno del nostro tessuto cittadino e messo a repentaglio, a Nova come in tutta Italia, oserei dire in tutto il mondo, la volontà e la capacità di tenuta sociale e delle comunità. Attraverso l'arte, attraverso il premio, quest'anno proviamo a dire che una soluzione diversa è possibile, che anche se con più attenzioni, in sicurezza, con una maggiore accortezza e perché no, dividendo i gruppi per visitare la mostra con persone più ridotte che accedano alle sale, è in realtà possibile ritornare a una socialità che abbia come motore, come collante proprio la cultura. Qui a Nova stiamo provando a farlo, lo abbiamo fatto oggi con questa inaugurazione e andremo avanti sicuramente anche nei prossimi mesi, fino a che la situazione epidemiologica, speriamo a lungo, ce lo possa ancora concedere.